Buongiorno al pubblico maschile e anche al pubblico maschile, ma che dico al pubblico maschile, al pubblico femminile, sveglia! Benvenuti nel secondo episodio su Gran Turismo Sport. Anche oggi proveremo il GR3 a qualificarci per questa nuova gara. Ed eccoci qui, oggi in questa gara partiremo da noni, abbiamo guadagnato una sola posizione rispetto alla gara scorsa, nell'episodio precedente. Una bellissima nona posizione con il primo, con un tempo di qualificazione di 1 minuto 49,4. Ed eccoci qui con la nostra gara, il nostro inizio. Cerchiamo di mantenerci sull'interno per evitare di farci sorpassare da tutti gli altri. E cercando anche di guadagnare qualche posizione in più, cercando anche poi di mantenerla anche per la fi... Non so parlare. Cribio! Iniziamo, siamo qui. Ne abbiamo superati. Brutta botta, abbiamo preso una bruttissima botta da questo Azzi. Ci superano in tantissimi. Riusciamo a riprenderci la nostra posizione. Vogliono farci uscire fuori dal tracciato, ma glielo renderemo un po' impossibile. Prendiamoci l'interno, non facciamoci sorpassare, e ce l'hanno fatta a farci uscire fuori. Ripartiamo adesso dalla tredicesima posizione. Questo non ci voleva, ma cercheremo come sempre di rimanere in gara agguerriti e mantenendo un certo fair play nel rispetto anche di chi si comporta per come bisogna comportarsi. E speriamo anche che il nostro caro amico Karma dia qualche bella soddisfazione per farci tornare un po' più in alto. Adesso ne vedo tantissimi che finiscono in testa a coda e fuori dal tracciato, perdendo così tantissimo tempo. E ci riportiamo adesso sulla decima posizione. Siamo al nostro secondo giro, il nostro appena concluso è stato con 2 minuti e 15, anche per colpa di, non vorrei dire parolacce, ma per colpa di un grandissimo signore che ci ha sbattuto fuori dal tracciato, facendoci perdere 4-5 posizioni. Adesso ci stiamo ricomponendo con il nostro tempo. Ci troviamo adesso sulla decima posizione. Potremmo anche cercare di far meglio e di superarne qualcun altro, sempre in modi onesti, tipo il nostro amico tedesco Mangiacrauti, nona posizione, che finisce fuori e noi conquistiamo la sua. Sì, cerchiamo di superare anche lui, che è fuori dalla gara, mi sa. Sì, sono due a finire fuori dalla gara, a ritirarsi completamente. Adesso siamo nella nostra settima posizione, a 25, quasi 26 dal primo.
siamo sulla conclusione del secondo giro. Ne abbiamo una penalità di 500 millesimi per aver tagliato una curva, anche se voglio dire, quella curva ce l'ha fatta tagliare il nostro amico Mangiacrauti qui davanti, spingendoci fuori dalla curva. Cerchiamo di mantenerci un pochino a distanza, sperando anche in qualche errore dei nostri amici qui davanti. Siamo forzati a decelerare nella prossima zona di penalità, ma questi 500 millesimi credo che non ci faranno perdere molto. Infatti continuiamo sulla nostra settima posizione, anche perché il nostro amico Mangiacrauti è uscito fuori pista nell'ultima curva appena affrontata. Noi cercheremo di mantenerci sull'interno per evitare altri sorpassi dai nostri rivali dietro. Li vedo belli agguerriti e anche molto veloci. Sì, ci siamo. Manteniamo sempre l'interno senza cercare di smandare o di finire sui cordoli. E un attimo di... anche un attimo per riprendere fiato non farebbe male. Iniziamo adesso il nostro quarto giro, il nostro ultimo giro di questa gara. Ne abbiamo guadagnato due posizioni rispetto alla gara di classifica, e i nostri amici dietro si fanno più veloci, riescono a mantenere il ritmo di gara e a macinare secondi, macinare decimi di secondo dietro di noi. Si fanno sempre più vicini. Speriamo di non dover tentare manovre brusche per riprenderci la macchina in caso di smandata. Adesso ne abbiamo uno dietro di noi, il nostro amico inglese, ad un secondo dietro di noi. Cerchiamo di mantenerci questa posizione fino all'ultimo, fino all'ultima curva, fino alla fine. Vediamo di riuscire a farcela. Il primo ha tagliato il traguardo e noi rimangono 30 secondi per concludere la gara. Non credo di potercela fare. 20 secondi per affrontare quest'ultima parte del tracciato mi sembrano abbastanza pochi, infatti quasi sicuramente non arriveremo sulla linea del traguardo, ma dovremmo comunque arrivare settimi, anche se il nostro amico inglese macina secondi dietro di noi. E sì, siamo arrivati settimi. E io vi ringrazio per essere stati qui con noi in questo secondo episodio su Gran Turismo Sport. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto e a cliccare la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo in un prossimo episodio e ciao ciao!